In un'intervista molto sincera a Carla Bruni, ha parlato di tutto senza censure o remore, come dei pensieri di morte che l'hanno assillata e la paura di ingrassare. Ecco tutti i dettagli. La sua è stata ed è una carriera molto variegata. Da modella ad attrice e cantante, Carla Bruni poi ha fatto molto parlare per il suo amore duraturo con il politico e ex presidente francese Sarkozy. Anni di esperienze e pensieri di cui ha parlato senza reticenze in un'intervista al settimanale Oggi. Nessuna censura o quasi, molta sincerità e un pizzico di malinconia. Ha parlato di temi assai delicati come il suo rapporto con il cibo e la paura di ingrassare, ma anche delle dipendenze in generale e del tempo che passa non senza provocando pensieri e riflessioni in lei. Lei si sente italiana, pretende che la si chiami senza accento sull'ultima A, nonostante sia di casa in Francia da buona parte della sua vita adulta. Ha anche votato, per confermare come si senta una connazionale a tutti gli effetti. Riguardo al tema complesso del rapporto con il cibo, specie per una ex modella come lei, ha detto che digerire mi affatica. E forse sì, ho paura di prendere peso. Parlando di dipendenze, e del suo sentirsi persona senza limiti, ha raccontato di aver eliminato le sostanze delicate dalla sua vita, compreso il vino. La dipendenza non è un perché, è un come. Un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante. Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi mi devo controllare. Mia madre mi ha avuto da un uomo che non era quello che credevo fosse mio padre, l'ho scoperto solo da adulta, ma qualche segno deve averlo lasciato. Ha anche confessato di aver tradito in passato, prima del matrimonio, ma anche di averne subiti svariati. Una volta, ha aggiunto, ero giovanissima e ho visto il mio ragazzo a una festa con una bionda sulle ginocchia. Li ho picchiati, entrambi. Attenti a quello che fate e dite, quindi, se Bruni è nelle vicinanze.